Benvenuti ancora una volta in Ecologia Verde. Oggi vedremo una raccolta di 50 piante da coltivare in casa e inizieremo con 10 piante da interno facili da curare, molto resistenti. Se sei un principiante nella coltivazione di piante, ti consigliamo questo video. Ficus lirata. È una pianta d'interno molto esotica per le sue dimensioni. Coltivata all'aperto, questa pianta raggiunge altezze fino a 20 metri, ma all'interno le sue dimensioni sono molto più ridotte, dando l'impressione di avere un piccolo albero in un vaso all'interno della casa. È nota per le sue foglie lucide a forma di lira e ha bisogno solo di una temperatura calda e stabile e di una posizione molto luminosa. 2. Garofano d'aria. È una spettacolare pianta d'interno originaria dell'America che, nonostante il suo aspetto esotico e sorprendente, è molto facile da curare. È una pianta epifita che nel suo habitat naturale cresce su altre specie più grandi. Non ha bisogno di molte annaffiature, poca umidità ambientale e soltanto un po' di luce indiretta, oltre a essere fertilizzata. 3. Piede di elefante. La nolina recurvata, chiamata anche colloquialmente zampa di elefante, è una pianta molto suggestiva per le sue dimensioni, con un tronco allargato alla base, dove accumula acqua, e che cresce in modo eretto e quasi priva di rami. All'interno cresce fino a un metro o un metro e mezzo di altezza, quindi richiede un po' di spazio. Ha bisogno di molta luce ed è una pianta molto resistente. 4. Rosa del deserto. Questa è un'altra di quelle piante d'appartamento che non può essere trascurata. È un piccolo arbusto con uno stelo spesso che conferisce alla pianta l'aspetto di un piccolo albero con piccole foglie e bellissimi fiori rosa, rossi o bianco. Ha bisogno di quanta più luce possibile, possibilmente diretta, e tollera molto bene la siccità. 5. Collana di cuori. È una bellissima arrampicante che beneficia della resistenza dei due suoi tipi. È resistente alla siccità e si distingue a livello ornamentale per le sue foglie a forma di cuore, separate sui fusti. In estate rivela i suoi piccoli fiori, che sembrano fatti di cera. Questa pianta d'appartamento di facile manutenzione ha bisogno di luce indiretta e poca irrigazione. Ma prima di continuare, mettiamoci alla prova. Con quale altro nome è conosciuta la pianta della collana del cuore? A. Collana di foglie. B. Pianta di cuori. C. Vite del rosario. Pensaci bene, perché alla fine del video potrai verificare se avevi ragione. 6. Cactus di Natale. Detta anche Santa Teresita, è un'altra pianta epifita che può essere coltivata come pianta d'interno e che è molto apprezzata per la sua fioritura, che, come indica il nome comune, avviene in inverno, nel periodo di Natale. È consigliata come pianta d'interno, poiché il suo fiore è molto bello ma delicato e va protetto dalla pioggia e dalle intemperie quando appaiono. Ha bisogno di una buona luce e riparo dalle correnti d'aria. 7. Pianta del rosario. È una pianta pensile che trova largo impiego anche nell'arredo di interni e che posta in alto può dare vita ad ogni angolo con grande eleganza. I suoi steli pendenti sostengono a intervalli regolari le sue succulente foglie che, per la loro capacità di immagazzinare acqua, sembrano dei grani di rosario. Ha bisogno di molta luce, con qualche ora di sole diretto al mattino o al pomeriggio. 8. Giglio della pace. È una pianta d'interno originaria dell'America tropicale che si distingue per i suoi bellissimi fiori bianchi, simili a quelli della calla e che sbocciano tutto l'anno. Tuttavia, il suo valore ornamentale non è la sua unica attrattiva, in quanto è una specie con capacità di purificare l'aria in casa. Ha bisogno di una luce abbondante e annaffiature frequenti. 9. Pianta della preghiera, chiamata anche tricolore maranta. Prende il nome dalla sua capacità di chiudere leggermente le foglie al calar della notte. I suoi colori intensi, di diverse sfumature nelle foglie e nei nervi, hanno bisogno di ricevere abbondante luce naturale e avere un po' di umidità ambientale. 10. Anthurium. Pianta facile da coltivare, che, se adeguatamente curata, può fiorire tutto l'anno,
Nonostante la sua parte più vistosa sia la sua infiorescenza, con la sua spada rosso vivo e le sue foglie cuoriformi, lucide e molto eleganti, è una pianta di grande pregio estetico. Ha bisogno di un ambiente umido e di luce, ma è molto resistente. Tornando alla domanda che ti abbiamo fatto prima, ci hai pensato? La risposta corretta è sì. Questa pianta è anche conosciuta come vite del rosario. Cosa pensi di queste piante? Ne coltiverai qualcuna in casa? Se la zona della tua casa dove puoi coltivare una pianta è molto spaziosa, potrebbero interessarti 10 grandi piante da interno con fiori. Spatifillo o pianta cucchiaio. Lo spatifillo è una delle più comuni piante d'appartamento. Per crescere rigoglioso, lo spatifillo necessita di un ambiente mediamente caldo, con una buona umidità e una posizione luminosa, ma non alla luce diretta del sole, che brucerebbe le sue foglie. Inoltre non tollera spifferi e correnti d'aria. Ixora è un arbusto sempreverde apprezzato per le infiorescenze che ricordano vagamente quelle delle ortensie. Deve essere posto in un luogo molto illuminato, ma mai esposto alla luce diretta del sole. In estate va annaffiata abbondantemente in modo che il terriccio non si asciughi mai. In inverno, invece, si annaffia più moderatamente. La temperatura ideale è intorno ai 18 gradi e in inverno non dovrebbe scendere sotto i 15. Giglio delle Amazzoni. Il giglio dell'Amazzonia ha dei bellissimi fiori bianchi, a forma di tromba e dall'odore dolcissimo. Dovremmo metterla in un luogo riparato e protetto, o meglio, se intorno a molte piante in vaso, con abbondante umidità e luce solare indiretta. Il giusto terreno deve essere considerevolmente ricco di materia organica, ma anche drenante. Violetta africana. La violetta africana è una delle piante d'appartamento da fiore più resistenti. Tra le sue caratteristiche principali, oltre ai suoi bellissimi fiori lilla intenso, dovete sapere che non ha quasi bisogno di annaffiature. Possiamo mettere un sottovaso con dell'acqua e aspettare che la pianta stessa l'assorba. Ibisco. I suoi fiori possono essere di colore rosa, scarlatto, giallo o bianco e fioriscono da giugno a settembre. L'ibisco va irrigato durante le prime ore del mattino o dopo il tramonto, nel periodo che precede la fioritura. Potete somministrare un concime liquido in concomitanza con l'irrigazione. L'ibisco prospera bene in qualsiasi terreno, anche povero o sassoso. È una pianta tropicale e preferisce luoghi ben illuminati, dove riceve la luce solare durante la prima parte della giornata, ma dovremo ripararla dalla luce diretta dei raggi solari di mezzogiorno. Prima di continuare, vogliamo metterti alla prova. Quale altezza massima può raggiungere un ibisco? A. 2 metri, B. 3 metri e mezzo, C. 5 metri. Pensaci bene, perché alla fine del video vedremo se avevi ragione. Amaryllis. Gli amaryllis sono delle piante bulbose con lunghe foglie a nastro e fiori molto grandi. Anche se il rosso va per la maggiore, sono disponibili in molte tinte, anche con i petali screziati. Poiché la pianta teme il freddo, va posizionato in un ambiente caldo e luminoso, ma non in pieno sole. Dovremo irrigare moderatamente, soltanto quando il terriccio tende a seccarsi. Clivia. Si tratta di una pianta originaria del Sudafrica, che oggi viene comunemente coltivata come pianta d'appartamento. In casa o in giardino, scegliete un luogo che sia adeguatamente ombreggiato e al riparo dalle correnti. Infatti, teme i raggi diretti del sole. La pianta va annaffiata in maniera abbondante e regolare in tutto il periodo che va da primavera all'autunno. Stella di Natale. La stella di Natale, a dispetto del nome, può restare bella tutto l'anno. In casa, mettila in un punto dove abbia tanta luce, ma non diretta, che sia lontano dalle finestre esposte a sud e dalle fonti di calore. Bisogna stare attenti a non farle prendere colpi d'aria. Dovremo innaffiare solo il terriccio 2 volte a settimana, evitando che si formino ristagni nel sottovaso. Medinilla magnifica. La medinilla magnifica è una pianta ornamentale d'appartamento bellissima, che produce grandi fiori a forma di grappolo. La medinilla ha bisogno di temperature miti, che non subiscano sbalzi termici. La temperatura ideale per la medinilla varia in primavera, in estate tra i 18 e i 27 gradi, in inverno possono scendere a 15 o 18 gradi. La pianta tropicale di medinilla ha bisogno di molte ore di luce,
quindi si consiglia di mettere in una posizione ben illuminata, ma senza l'esposizione diretta ai raggi del sole. Columnea gloriosa. Tra le piante d'appartamento è molto apprezzata la columnea, un'erbacea perenne originaria dell'America tropicale. È caratterizzata da foglie brune e densamente coperte di peli. Presenta steli pendenti e fiori di colore arancio-rosso e gialli nella parte centrale. Desidera una luce filtrata. Si devono evitare invece i raggi diretti. Tollera bene il caldo, ma non altrettanto il freddo, infatti avvizzisce sotto i 15 gradi. Non ama le correnti d'aria. E tornando alla domanda che ti abbiamo posto prima, ci hai già pensato? La risposta corretta è C. Un ibisco può raggiungere un'altezza di 5 metri, anche se in vaso l'altezza massima si riduce a circa 2 metri. E queste sono le 10 piante grandi che vi consigliamo di coltivare in casa. Adesso continuiamo con un'altra selezione di 10 piante da interno resistenti e durature. Vediamole. Aloe vera, famosa per le sue proprietà medicinali, è una delle piante più facili da curare. Questa pianta dalle foglie carnose e verdi è originaria dell'Africa, predilige le temperature elevate ed è in grado di resistere a lungo senza essere annaffiata. Inoltre può essere coltivata sia all'interno che all'esterno. Anthurium. Se quello che stai cercando è una pianta unica che riempia ogni angolo con un tocco unico, ti consigliamo proprio questa. I suoi fiori a forma di cuore, unici e sorprendenti con un colore intenso, daranno vita alla tua casa. Assicurati di coltivarla in un vaso con un buon drenaggio e spruzza le sue foglie per pulirle dalle impurità e offrirgli umidità di cui ha bisogno per farla apparire bella tutto l'anno. Aspidistra. Questa è una pianta ideale da avere in aree scarsamente illuminate. È una delle piante da interno resistenti e durature, molto facili da curare, consigliate per i principianti. È abbastanza resistente ai parassiti e non ha bisogno di cure specifiche. Ficus lirata. Conosciuta anche come l'albero della lira, questa pianta tropicale originaria dell'Africa è una delle migliori opzioni come piante da interno. Richiede poche cure e dona un tocco di colore distintivo grazie alle sue vistose foglie di un intenso color verde. Posizionala sempre in un luogo della casa dove possa ricevere luce indiretta e dove la temperatura non scenda mai sotto i 15 gradi. Qui sopra vi lasciamo un video in cui vi spieghiamo perché si seccano le punte delle piante. Monstera deliziosa. Grazie alle sue grandi foglie con aperture, originaria dell'America centrale, richiede poche cure specifiche per il suo mantenimento. Ciò che consigliamo è di posizionarla in un'area spaziosa in modo tale che possa crescere liberamente e favorire la crescita. Prima di continuare, ti mettiamo alla prova. Con quale nome è popolarmente conosciuta questa pianta? Pianta deliziosa. Pianta monetaria. Costola di Adamo. Pensaci bene perché alla fine del video potrai verificare se avevi ragione. Sansevieria laurenti. È una pianta molto facile da coltivare e resistente. Ha foglie tigrate piuttosto vistose e perfette per dare un aspetto più vivace alla tua casa. Inoltre non ha bisogno di molto spazio per crescere in modo ottimale. Infatti è una pianta benefica da coltivare in casa in quanto aiuta ad eliminare le impurità nell'ambiente. Crotone. Questa pianta offre un'ampia varietà di colori per riempire la tua casa di vita, dal verde al giallo. Assicurati di posizionarla dove riceva luce indiretta, preferibilmente vicino a una finestra, e mantienila ben umida. Zampa d'elefante. Capace di raggiungere fino a 1,5 metri di altezza, conosciuta come nolina, è una delle piante di facile manutenzione più consigliate ai principianti. Si consiglia di innaffiarla frequentemente e posizionarla in un luogo luminoso. Scopri di più su altre piante da interno nel video che ti lasciamo qui sulla scheda. Spatifillo. È una delle piante con la maggior capacità di migliorare la qualità dell'aria. Inoltre, il suo portamento elegante e i suoi fiori bianchi portano bellezza e serenità in casa. Sono perfetti per i principianti del giardinaggio in quanto richiedono poche cure specifiche. Falangio. È una delle piante d'interno più consigliate per chi decide di iniziare a far giardinaggio. Inoltre, ha bisogno di poche cure, sia se posizionata in casa che fuori. Inoltre è molto facile da riprodurre grazie ai polloni che compaiono sui suoi steli. Tornando alla domanda che ti abbiamo fatto prima, ci hai pensato? La risposta corretta è la C. La Monstera deliziosa è conosciuta anche come costola di Adamo. Qualcuna di queste piante ti ha convinto? In caso contrario, dai un'occhiata a 10 piante con grandi fiori per la tua casa. Te le consigliamo di seguito. 1. Papavero. Senza dubbio,
ciò che spicca di più del papavero sono i suoi fiori, rossi o arancioni, anche bianchi. Questi fiori solitari, dai petali rugosi disposti in boccioli di fiori, possono misurare non meno di 6 cm di diametro. La stagione di fioritura inizia in primavera e termina nei primi giorni d'estate. 2. Camelia. È una pianta originaria dell'Asia che conta più di 80 specie diverse e si caratterizza per i suoi fiori grandi e suggestivi. Sono facili da distinguere perché sono fiori molto ben definiti, con un colore che va dal bianco al rosso, passando anche per il viola o il rosa, le cui foglie riescono a risaltare grazie al loro colore verde scuro. 3. Dahlia. Sono piante bulbose e originarie del Messico, capaci di raggiungere fino a un metro di altezza. La cosa più sorprendente di questa pianta sono i suoi fiori grandi e vistosi, con un'ampia varietà di colori. Il suo periodo di fioritura coincide con la metà della primavera o l'inizio dell'estate e dura fino quasi alla fine dell'autunno. 4. Ibisco. Appartenente alla famiglia delle Malvacee, che conta più di 150 specie, l'ibisco possiede uno dei fiori più rappresentativi dei tropici. Apprezzato per le sue grandi dimensioni e i colori vivaci, il grande fiore di ibisco ha 5 petali grandi e un'ampia varietà di colori. 5. Girasole. Il suo colore giallo intenso e il suo cuore scuro la rendono una delle piante più pregiate per la decorazione. Viene sempre associato alla stagione calda, in quanto è una delle piante dove meglio si apprezza il movimento alla sua ricerca, noto come tropismo. Ma prima di continuare, mettiamoci alla prova. La pianta nella foto è un girasole? A. Sì. B. No. Pensaci bene, perché alla fine del video potrai verificare se avevi ragione. 6. Giglio. Questa pianta bulbosa, la cui semina inizia in autunno, ha uno dei fiori grandi più sorprendenti ed eleganti. I gigli, noti anche come delilis o iris, hanno grandi fiori a forma di tromba che emanano anche un gradevole profumo. Il suo colore varia dal bianco al rosso, passando per il rosa e il giallo. 7. Loto. Senza dubbio, una delle piante acquatiche con il fiore più grande e sorprendente è proprio il loto. Questi fiori, apprezzati per la loro bellezza e simbolismo, soprattutto in Asia, hanno un grande fiore rosa con un centro giallo che fa risaltare ancora di più ogni suo petalo. 8. Peonia. Questo arbusto si distingue per avere fiori grandi e grande valore ornamentale. La cosa più sorprendente di questi fiori non è solo la loro dimensione, ma anche la loro composizione, in quanto hanno un gran numero di petali di diverse dimensioni e un'ampia varietà di colori. 9. Stramonio. Sebbene non sia ampiamente utilizzato, poiché parti della pianta, incluso il fiore, possono essere tossiche per animali domestici e bambini, ha dei fiori molto sorprendenti. Questo grande fiore, a forma di tromba, pende verso il basso, coprendo il cespuglio in un'ampia gamma di colori. 10. Zinnia. È una pianta annuale, anch'essa della famiglia delle Asteraceae, e originaria del Messico. I suoi fiori sono molto simili alle dalie e allo stesso modo hanno una vasta gamma di colori. Esistono anche varietà bicolori. Inoltre, grazie alle sue foglie ovali e verde scuro, i suoi fiori risaltano molto di più. Scopri altre piante con fiori nel video che ti lasciamo sopra. E tornando alla domanda che ti abbiamo fatto prima, ci hai pensato? La risposta corretta è A. È una varietà di girasole chiamata Teddy Bear. Senza dubbio, le piante con grandi fiori sono perfette per aggiungere colore a qualsiasi zona della tua casa. Infatti adesso ti consigliamo 10 piante da interno per il bagno con nomi e cure. 1. Aglaonema. Se vuoi dare un tocco diverso a uno degli spazi più intimi della tua casa, ti consigliamo di scegliere l'aglaonema. Non necessita molte cure e cresce senza problemi, in ambienti umidi e bui, in quanto è una pianta di origine tropicale. Quindi il bagno è il suo ambiente perfetto. 2. Aspidistra. Questa pianta asiatica è in grado di crescere in qualsiasi luogo ombreggiato della tua casa, compreso il bagno. È sufficiente annaffiarla con parsimonia, assicurandosi di mantenere umido il terreno. Inoltre, un'elevata umidità aiuta questa pianta a mantenere un buon stato e la luminosità
delle sue foglie grandi e verdi. 3. Bambù. Il bambù è originario dell'Asia ed è una delle specie più utilizzate per decorare il bagno. Che sia a terra o in acqua, il bambù è in grado di crescere senza cure specifiche e senza problemi. Ha solo bisogno di un luogo che mantenga l'umidità e di qualche ora di luce diretta. Una pianta che rimanda alla cultura asiatica, il bambù offre un tocco di eleganza e relax per uno spazio intimo come il bagno. 4. Calatea. Come la maggior parte delle piante tropicali, la calatea ha bisogno di luce indiretta e umidità per crescere. È molto importante mantenere il substrato leggermente umido, tranne durante l'inverno, quando si consiglia di lasciarla asciugare tra una annaffiatura e l'altra. Inoltre, questa pianta tollera bene anche temperature superiori ai 18 gradi centigradi. 5. Dieffenbachia. Queste sono delle specie popolari d'appartamento, poiché tollerano scarsa illuminazione e non richiedono grandi cure. La Dieffenbachia è apprezzata soprattutto per le sue foglie verdastre, che presentano un'ampia varietà di disegni sulla parte superiore. 6. Nastrino. Un classico quando si tratta di arredare sia all'esterno che all'interno delle nostre case. I nastrini possono anche essere collocati in bagno per dare a questo spazio quel tocco naturale che stai cercando. Sono piante molto facili da curare e crescono senza problemi all'ombra o alla penombra e in ambienti umidi. Infatti li preferiscono soprattutto durante l'estate. Prima di continuare ti mettiamo alla prova. Quale delle piante finora citate è quella che vedi nell'immagine? A. Aglaonema. B. Calatea. C. Dieffenbachia. Pensaci bene perché alla fine del video potrai verificare se avevi ragione. 7. Aloe vera. L'aloe vera è una pianta nota sia per le sue proprietà medicinali che per la sua resistenza. Pertanto, se il tuo bagno ha un po' di luce naturale, ti consigliamo di procurarti una pianta di aloe per decorare quest'angolo intimo con il piacevole colore verdastro delle sue foglie. Inoltre, è anche utile averla a portata di mano per preparare il gel di aloe vera e usarlo. 8. Tronchetto della felicità. Essendo piante tropicali, hanno bisogno di un ambiente umido e di una temperatura superiore ai 15 gradi centigradi per crescere in modo ottimale. Dovrai solo annaffiare la pianta di tanto in tanto e offrirle un po' di luce indiretta, naturale o artificiale, affinché cresca senza problemi. 9. Spatifillo. Lo spatifillo, la calla o il giglio della pace è in grado di crescere e purificare l'aria trattenendo le particelle inquinanti. Cresce senza problemi, a temperature superiori ai 18 gradi centigradi e non richiede cure molto specifiche. 10. Filodendro. Come molte piante tropicali, il filodendro ha delle foglie ampie, verdi e brillanti, che hanno bisogno di umidità per crescere. Per questo motivo è un'ottima pianta da mettere in bagno. È in grado di crescere senza problemi a temperature superiori ai 20 gradi centigradi e non ha bisogno di luce diretta o di luce per prosperare. E torniamo quindi alla domanda che abbiamo fatto prima. Ci hai pensato? La risposta corretta è B. La pianta nell'immagine è una calatea. Ed ecco qui la nostra collezione di piante d'interno. Se vuoi continuare a saperne di più sulle piante e sulla loro cura, non perderti la playlist che ti lasciamo proprio qui. Dicci, hai intenzione di coltivare qualcuna di queste piante nella tua casa? Alla prossima volta, ecologisti!